Per non distogliere l'attenzione dal tuo lavoro, ma anzi per migliorare la produttività, ti ho già mostrato i Notepad integrati. In questo episodio, invece, ti farò vedere un po' rapidamente i browser, cioè quelle finestre interne a Logic, tramite cui puoi raggiungere direttamente i file senza passare per il Finder. I browser li puoi aprire dal pulsante nella control bar, o tramite il key command F, o anche dal menu View Show Browser. Si apre così sul lato destro una finestra con due tab. Il tab Project è l'audio browser del project. Dentro ci sono i file audio usati nel progetto e le regioni derivate da ogni file. Da qui puoi aggiungere, modificare, cancellare e rinominare i file e le regioni del project. Il tab All File è invece il browser di tutti i file. Da qui puoi accedere ai file nel tuo disco interno, nei dischi esterni, in pendrive o dischi di rete. L'audio browser Project lo puoi aprire anche da una finestra fluttuante scegliendo dal menu Window Open Project Audio oppure Command 8. E quindi vediamo cosa si può fare con il Project Audio Browser. Innanzitutto in alto trovi i soliti menu da cui puoi fare una serie di azioni sui file, editing, azioni di editing o opzioni di visualizzazione. A seguire c'è il path del file audio selezionato. Ecco. Nella zona centrale della finestra c'è l'elenco di file e regioni con una serie di campi. La colonna Name è ovviamente il nome del file, ma se fai clic sulla freccia di rivelazione a sinistra, puoi vedere le regioni associate al file. Poi c'è la colonna Icon, qui ci sono delle icone che ti possono dare alcune rapide informazioni, tipo file mancanti, file che contengono informazioni sul tempo o che seguono il tempo del progetto. Poi c'è la colonna Info, che mostra informazioni specifiche sul file, tipo la frequenza di campionamento, la profondità di bit, il formato di input e i dettagli sulle dimensioni del file. Graficamente è rappresentata la traccia audio, di cui la zona colorata indica la parte del file usata come regione. E in fondo c'è la colonna dei BPM, in cui c'è il tempo originale del file audio, se l'informazione contenuta nel file, come in questo caso, ecco, in questi casi, qui invece il file non contiene informazioni di tempo del BPM. In fondo poi ci sono altre funzioni che ormai conosci benissimo perché le abbiamo già incontrate in altre situazioni. C'è il pulsante di play e stop per riprodurre il file audio alla regione selezionata. Il pulsante cycle per mettere in loop il file audio e la regione selezionata quando lo riproduci col pulsante play. E poi lo slider del volume per regolare il volume della riproduzione del file. Passiamo quindi al file browser, da cui puoi accedere ai file usabili nel progetto. Proprio così, infatti, a dispetto del nome del browser, All File, non tutti i file in assoluto vengono mostrati, ma solo quelli che possono essere usati all'interno di Logic. Quindi file di progetto, anche di versioni precedenti di Logic, file di progetto di GarageBand, file audio, filmati QuickTime e tutti gli altri formati di file che possono essere importati in un progetto di Logic. In alto ci sono i pulsanti back e forward, che servono per spostarsi in avanti e indietro attraverso i livelli della gerarchia di cartelle già utilizzate. Poi ci sono tre pulsanti computer, home e project per spostarsi rapidamente nella posizione di partenza da cui esplorare
i file. Project sta per la cartella in cui si trova il project attualmente aperto. E qui due pulsanti di visualizzazione per scegliere tra la vista elenco e la vista colonne. A seguire il path della posizione corrente e poi gli strumenti di ricerca. Qui c'è subito un campo di ricerca libera per nome. Cliccando invece sul pulsantino più vengono visualizzati dei filtri per restringere ulteriormente la ricerca in base a tipo di file, formato, lunghezza, data, dimensione e altri criteri. Nella parte centrale ovviamente l'elenco di cartelle e file presenti in questa posizione o comunque il risultato dei filtri di ricerca. Qui in basso abbiamo un pop-up menu da cui si possono fare alcune azioni. Possiamo creare una nuova cartella. Se selezioniamo un file si attivano i soliti pulsanti di play, stop e lo slider del volume. Sul file selezionato dal pop-up menu possiamo vedere che si attivano delle funzioni Add Select Audio File to Project Audio per aggiungere questo file al project, ma in realtà ci basta anche semplicemente trascinarlo. Possiamo vedere il file selezionato direttamente in una finestra del Finder. Oppure attivare il Quick Look, l'anteprima del file. Per finire, in basso a destra c'è un pulsante di accesso rapido, ci sono degli accessi rapidi ad alcune funzioni. Se è selezionato un file cioè si attiva la funzione add, cioè per aggiungere il file selezionato al project. Questa è un'ulteriore alternativa a trascinare il file oppure a selezionare la voce del pop-up menu. Se invece è selezionata una cartella, questo pulsante diventa open. Se selezioniamo invece un file di project, appare il pulsante import. Anche questo argomento l'abbiamo rapidamente esaurito. Segui il canale per non perderti i prossimi episodi. Dai forte!